Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare. Quest'oggi ci tenevo a fare un commento alla Direct Nintendo che è avvenuta alla mezzanotte di quest'oggi, soprattutto soffermandomi su un gioco in particolare che mi ha colpito davvero tantissimo. Innanzitutto un parere generale sulla Direct, che per me è stata deludente, non tanto per le mancate notizie di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, che tanto ormai potevamo aspettarcelo visto i recenti trascorsi, ma più che altro per una tendenza che ho notato a riportare continuamente titoli vecchi con grafiche totalmente fuori dal tempo, che potrebbero andare bene nel 2007. Ho visto ad esempio un gioco con delle grafiche che forse i giochi di Steam gratuiti potrebbero avere. È un sentimento fin troppo nostalgico che ho percepito nel continuare a riproporre sempre lo stesso gioco in versione nuova aggiornata su Switch, che è semplicemente un riportare il gioco senza migliorarne nulla, che sinceramente io non apprezzo. Sarà che non ho mai giocato i cult di Nintendo a parte Pokémon, ma io non lo apprezzo. Ma tutto sommato la Direct è stata godibile, con l'annuncio di titoli importanti del calibro di Animal Crossing, che aspettavo tutti in chat, che quando hanno fatto il troll finale, cioè, mi sono alzato e ho cominciato ad applaudire. C'è però un gioco in particolare della Direct che mi ha colpito davvero tantissimo per vari aspetti. E questo gioco secondo me potrebbe rappresentare il futuro che potrebbe avere il brand Pokémon, e ora vi spiegherò in un certo senso il perché. Per chi non avesse visto la Direct, sto parlando di Town, un gioco RPG prodotto da Game Freak, che è sia lo stesso genere di Pokémon che la stessa casa videoludica che produce e lavora dietro a tutti i progetti Pokémon. La stessa che lavora dietro Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Ma in ogni caso, perché mi ha colpito questo gioco? Prima di dirvelo voglio fare una premessa abbastanza generale. Io non ho seguito la Direct da nessuno youtuber e non sono andato a recuperarmi la Direct di nessun altro youtuber. Quindi, qualora queste cose che sto per dire siano già state dette o siano già state messe in evidenza, io non lo so, sinceramente non mi interessa, voglio esprimere un mio parere personale e una riflessione riguardo ai giochi Pokémon. Quindi, se citate uno youtuber e mi dite che l'ho copiato, io vi banno. Scherzi a parte, il gioco Town mi ha colpito soprattutto a livello grafico. E soprattutto mi ha colpito pensando che c'è dietro la stessa casa produttrice di Pokémon, c'è dietro lo stesso genere di Pokémon, ma i lavori grafici sono totalmente differenti, e quello di Town, a mio parere, è avanti anni luce rispetto a quello di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, vabbè. Anche lui. Graficamente il lavoro dietro Town non sembra essere incredibilmente complesso, ma a mio parere calza abbastanza bene su Switch e soprattutto calza con la contemporaneità dello sviluppo grafico dell'industria videoludica. È un gioco che si presta all'open world, nonostante il gioco sia ambientato solamente all'interno di una città, da cui il nome Town, almeno deduco. Quindi non sarà di certo un open world gigantesco in stile Zelda, ma è un inizio, anche se molto contenuto. Penso che il gioco sia abbastanza semplice da completare, o comunque non costerà molto e non avrà troppe ore di gioco, quindi non stiamo a sindacare su quello. Quello che è interessante è lo sviluppo dell'idea. Una grafica molto elementare, ma comunque un lavoro ben svolto, che sfrutta le potenzialità di Switch in un sistema che sembra essere open world, quindi qualcosa che sicuramente può competere nel mercato anziché prendere. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, il lavoro grafico dietro Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee non è altro che un miscuglio di grafiche presenti prima da X e Y, migliorate un pochino con delle shaders e cazzi e mazzi. Penso che nel 2018, dopo che hai fatto Sole e Luna e hai rimosso completamente il sistema a scacchiera che determinava Pokémon, tornare con quel sistema a scacchiera su Switch sia un suicidio assassino. Ho come la netta sensazione che il lavoro grafico dietro Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee non sia stato voluto fare per far uscire il gioco in fretta. E se da un lato questo mi triggera perché non dovevano farlo, dall'altro mi fa ben sperare l'uscita di Town, oltre per il fatto che potrebbe essere un gioco davvero interessante e che potrei acquistare una volta acquistata la Switch, ma soprattutto mi interessa perché fa vedere che Game Freak, in un gioco molto simile a Pokémon, è in grado di creare delle grafiche davvero interessanti, qualcosa che si possa definire al passo con i tempi, anche se non un lavoro incredibilmente importante, e che possa invogliare qualcuno che magari è abituato a giocare ad altri giochi a prendere in mano questo Town. La riflessione del video riguarda Pokémon nel 2019, quindi prossimo gioco che verrà fuori, e io mi auguro che, essendo Town comunque un gioco abbastanza piccolo, in Pokémon 2019 le grafiche di Town, o comunque il lavoro grafico, sia svolto bene come in Town, ma magari ampliato e con la possibilità di avere molte più città da visitare a parte una, con un open world sviluppato bene, con una grafica sviluppata bene, e non con il pastrugno che secondo me è stato creato con Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee.
Non mi fraintendete, cioè Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee hanno delle bellissime grafiche, sono molto godibili, ma sono vecchie. Sono vecchie con un sistema vecchio che non attrarrà mai nuove persone per la grafica, per quanto l'idea sia quella. Ma su questi argomenti farò un video o una live più avanti in cui ne andremo a discutere in maniera più approfondita. Per ora volevo semplicemente esprimere questa idea. Credo che il futuro del brand sia molto vicino a quello della grafica di Town e in generale del concept di Town stesso. Ovviamente Pokémon manterrà le sue meccaniche, quindi ci saranno comunque i Pokémon, ma il lavoro grafico dietro il gioco potrebbe essere proprio questo. Un gioco che perlomeno si avvicini a un open world, magari non troppo grande, perché comunque sarà difficile giocare a Pokémon in open world all'inizio almeno, e in generale con una grafica e un gioco che sia in grado di competere seriamente. Personalmente il trailer di Town che ho visto all'interno della Direct mi ha messo più in hype per Town che in tutti i trailer di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, dove hanno fatto vedere capigliature, mosse dal nome orribile e altre cose che già conoscevo. Per il momento, essendo io una persona tendenzialmente ottimista riguardo ai giochi Pokémon, mi riservo di giudicare, ma per il momento vi posso assicurare che il mio morale non è alle stelle. E soprattutto le aspettative non sono alle stelle, sono proprio sottoterra. Sepolte. Però per il momento reprimo il mio 90% di astio riguardo Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, nella speranza che questo possa essere dissimulato dai nuovi gameplay. Ma per ora cerchiamo di sperare in bene. Detto ciò, il video può essere concluso, io spero che vi sia interessato l'argomento, che vi sia piaciuta l'idea di un gioco Pokémon con delle grafiche simili a quelle che abbiamo visto in Town. Vi invito, se è così, a lasciare ovviamente un mi piace e a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, ma soprattutto vi invito a commentare qui sotto con la vostra opinione riguardo a questa discussione, che è sicuramente molto ma molto importante. Inoltre, come in ogni video, vi ricordo di passare dai social, che sono importanti invece per seguire le attività al di fuori del canale ed essere aggiornati su caricamenti di video, eventi o quant'altro. Ah, chiaramente premete la campanella. Che, wow, mi sono ricordato che devo fare la nuova intro della campanella. E noi ci becchiamo in un prossimo video.